Un esempio di buon governo cittadino da applicare anche a Poggio a Caiano. Diletta Bresci, candidata sindaco per il centrodestra alle amministrative di domenica prossima a Poggio a Caiano, ha espresso tutta la sua ammirazione per l'operato del sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, Lega, ospite a Poggio a Caiano per sostenere la candidatura della compagna di partito e parlare della buona amministrazione messa in atto nel suo comune di circa 45.000 abitanti. Per me è un grande onore avere qui Susanna Ceccardi perché per me è il modello da cui prendere esempio, da cui mi sono sempre ispirata dal giorno in cui ho deciso di fare politica, proprio perché Cascina per me è il modello del buon governo cittadino per quanto riguarda la politica che Susanna ha intrapreso. Quindi io spero e non vedo l'ora di portare qua questo modello anche a Poggio a Caiano, prima agli italiani, senza se e senza ma, perché secondo me è fondamentale dare la priorità alle persone che risiedono qui da tanto tempo, che hanno versato le tasse in questo comune rispetto a chi è arrivato stamani mattina. Presente all'incontro anche il senatore Manuel Vescovi, segretario regionale Lega, il segretario Lega Empolese Valdelsa, Marco Cordone, e la segretaria provinciale Lega, Patrizia Ovattoni. Sono sicura che con questi ingredienti si possa arrivare veramente a conquistare anche comuni che nessuno avrebbe mai detto che potessero essere conquistati dal centrodestra e dalla Lega. Io ne sono un esempio, a Cascina l'abbiamo fatto dopo 70 anni, perché non anche a Poggio a Caiano? Le do il suggerimento di stare sempre tra le persone, di essere il riferimento dei cittadini, continuo, costante, di farsi vedere in mezzo alla gente non solamente in campagna elettorale, ma come abbiamo fatto noi prima e dopo e durante, perché è questa la cosa più importante che i cittadini vogliono.